Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il consueto bollettino aggiornato di questa emergenza coronavirus. Sono 55 casi positivi al Covid-19 riscontrati oggi in Abruzzo, con una percentuale sul numero dei tamponi che scende rispetto a ieri. 8 i nuovi decessi che portano il totale a 271. Buone notizie dalle ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, solo un caso registrato, mentre zero casi nella ASL di Teramo. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Sono 55 i nuovi casi di positività in Abruzzo su un totale di 1.151 tamponi analizzati, 4,7% di positivi sul totale. Un leggero decremento dunque rispetto alla giornata di ieri, nella quale i positivi erano stati 91 su un totale di 1.274 tamponi analizzati, 7,1%. Con questi nuovi numeri il totale dall'inizio dell'emergenza sale nella nostra regione a 2.667 casi positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. 318 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 35, meno 3, in terapia intensiva. Mentre gli altri 1.714 più 10 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 271 pazienti deceduti, più 8 rispetto a ieri. 329 sono i guariti, più 42 rispetto a ieri, di cui 163 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 166 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 29.906 test, di cui 22.194 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 238 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 613 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.190 alla ASL di Pescara e 626 alla ASL di Teramo. I 55 casi di oggi invece si riferiscono 1 alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 7 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 47 alla ASL di Pescara e 0 alla ASL di Teramo. Andiamo avanti, la regione sta studiando come affrontare la fase 2 a partire dal prossimo 4 maggio, secondo quanto annunciato dal governo, che dovrà dare però le linee guida. Nel frattempo, in regione per l'appunto all'Aquila, a partire da oggi si stanno susseguendo degli incontri tra le parti sociali e datoriali per capire appunto come ripartire, come rimettere in moto la macchina produttiva regionale quando si allenteranno le misure di contenimento del contagio. Oggi è stata la volta delle principali associazioni di categoria. Noi ascoltiamo un estratto della conferenza stampa che c'è stata poco fa in Regione Abruzzo e sentiamo le parole del presidente della Regione Marco Marsilio e dell'assessore al turismo e alle attività produttive Mauro Febbo. È un percorso che è iniziato oggi con il tavolo, la cabina di regia che riunisce tradizionalmente le principali associazioni di categoria, proseguirà a partire da domani, ogni giorno, per singoli settori. Entreremo quindi nel dettaglio delle diverse filiere produttive, domani meccanica, automotive, trasporti e poi a seguire altri appuntamenti, in modo che così cercheremo di raccogliere idee, suggerimenti, proposte, scambiarci idee per costruire questi passaggi, portarli sul tavolo nazionale e poi adattare anche le decisioni, le linee guida nazionali che verranno dal governo per la riapertura e farci trovare pronti per adattarle sul territorio abruzzese. Noi abbiamo proposto al governo, insieme alle altre regioni, di dare priorità al settore e a tutte le filiere produttive che esportano verso l'estero, che hanno prevalentemente mercati esteri, perché lì si tratta di difendere il Made in Italy, si tratta di difendere il futuro dei nostri mercati all'estero e delle nostre imprese che lavorano con l'estero, che altrimenti vengono rapidamente sostituite da altri soggetti, di altre nazioni, da altri competitori internazionali. Altro settore su cui abbiamo dato
segnalato al governo una priorità, sono quello dei cantieri edili e soprattutto quelli che si fanno all'aria aperta, i cantieri stradali, l'edilizia in generale. È sicuramente più possibile lavorare in sicurezza rispetto ad altri luoghi chiusi dove le persone si affollano. Il turismo chiaramente sarà particolarmente attenzionato perché l'Abruzzo all'interno del PIL ha un ruolo importante e è quello che ha avuto danni al 100% nell'immediato e quello che forse nel futuro avrà più ritardo a partire. Quindi va attenzionato, vanno attenzionati tutti i vari segmenti di turismo, perché oggi il turismo non è solo quello ricettivo, quello alberghiero, sono tanti fattori di cui bisogna tener conto. Insieme al turismo teniamo attenzionato un altro segmento importante, che è quello dei balneatori, perché se è vero come è vero che in Abruzzo, in Italia, l'80-82% del turismo è sicuramente quello, è il mare, e quindi è quello estivo, è chiaro che dobbiamo partire dalla ripresa proprio da quel settore, perché si arrivi ad una apertura forse possibilmente per il 1° giugno. L'Abruzzo ha la capacità di far ripartire una macchina che stava finalmente trovando un ingranaggio ottimo e quindi dobbiamo accompagnare questo ingranaggio. Secondo l'Osservatorio Nazionale sulla Salute, nelle regioni italiane dal 7 maggio in Abruzzo potrebbero non esserci più nuovi contagi Covid-19. Ovviamente però lo studio non può dare la certezza che quella sia la data a contagi zero. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Dal 7 maggio in Abruzzo potrebbero esserci zero nuovi contagi. È ciò che emerge da uno studio dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni, diretto da Walter Ricciardi, basandosi sui dati della Protezione Civile. Questi modelli statistici però sono regressivi e non lineari e non sono epidemiologici. Non tiene conto, e loro lo dicono esplicitamente, dei parametri dei modelli epidemiologici, che sono appunto l'R0, quindi il tasso di contagio, cioè il rapporto fra contagiati e appunto trasmissione, e non tiene conto della popolazione, quindi delle persone che sono effettivamente esposte e di quelle che si possono contagiare, che sono le persone che non si sono già contagiate precedentemente, il rapporto alla popolazione totale. Quindi i modelli epidemiologici di solito vengono utilizzati per stimare l'R0. L'R0 è il numero di riproduzione di base, ovvero quello delle infezioni secondarie prodotto mediamente da ogni individuo positivo. Se l'R0 è inferiore a 1, quindi l'epidemia può essere contenuta. Ma questo è dato dalla risposta che il sistema sanitario riesce a opporre all'emergenza, tramite tamponi, posti letto negli ospedali e l'isolamento di eventuali focolai di ritorno. Lo studio infatti non dice che dal 7 maggio non ci saranno nuovi contagi, ma solamente che è inverosimile che questo traguardo possa essere raggiunto prima della data annunciata. Questi modelli dovrebbero indicarci i rischi ai quali stiamo andando incontro nella fase 2, non per metterci paura e non farci uscire più di casa, perché naturalmente non possiamo andare avanti in questo modo all'infinito, né noi come persone né ovviamente tutto il tessuto produttivo della regione italiano. Già un mese fa uno studio dell'Einaudi Institute aveva annunciato che quota zero nuovi contagi sarebbe stata raggiunta l'11 aprile. Ovviamente però non è possibile considerare tutti i fattori accidentali, come ad esempio eventuali contagi familiari, e quindi le stime volte al futuro devono essere, come si suol dire, colte con le pinze. C'è differenza, insomma, tra il constatare l'andamento attuale dell'epidemia e il fare previsioni. Non è che il 7 maggio è il giorno in cui non ci saranno più, è improbabile che prima di quel giorno stiamo a quel punto. Tra l'altro, in generale, io direi che sia improbabile aspettarci un contagio zero in assoluto. Adesso andiamo a Civitella Casanova, in provincia di Pescara, con Stefano Recanati. Andiamo ad ascoltare il sindaco di Civitella, Marco D'Andrea, che si dice contrario alla revoca della zona rossa. Allora, linea a Stefano Recanati. Buonasera Alfredo, siamo in diretta dal comune di Civitella Casanova, siamo proprio all'interno della sala consiliare, con noi ospite il sindaco Marco D'Andrea, che andiamo subito a salutare. Sindaco, intanto grazie di aver accettato il nostro invito.
Subito le vogliamo chiedere, intanto l'area Mestina, che da qualche giorno non fa più parte della zona rossa, Civitella Casanova però ad oggi conta 37 casi di contagio, ecco, c'è ancora preoccupazione sul territorio. Sì, buonasera Stefano, grazie a voi per essere qui con la Civitella Casanova e per il vostro lavoro che svolgete nonostante il periodo critico e quindi mettendo a rischio anche la vostra salute. Sì, come dicevi, Civitella Casanova con l'ultimo decreto del Presidente della Regione Abruzzo è uscito dalla zona rossa, è uscito in un momento particolare in cui avevamo tanti contagi e ancora diversi tamponi di cui attendevamo risposte. Questi tamponi purtroppo nella giornata di ieri e di oggi si sono concretizzati in modo negativo e abbiamo aumentato i casi portandoli dai 33 di qualche giorno fa ai 37 di oggi. Ecco, Sindaco, lei nei giorni scorsi ha fatto sentire proprio la sua preoccupazione perché a differenza degli altri paesi dell'area Mestina, ricordiamo Penne, Montebello, Farindola, lei era uno di quei sindaci, è stato l'unico forse sindaco ad essere molto preoccupato e a chiedere ancora che la zona rossa fosse prorogata almeno di una settimana. Certamente, viviamo noi dalla fine di febbraio, siamo costantemente sul territorio e costantemente con abbiamo il metro della situazione. Eravamo in un momento in cui dicevo pure prima avevamo diversi tamponi di cui attendevamo risposte, quindi l'esperienza ci ha insegnato che le percentuali dei tamponi che si concretizzano in modo positivo sono tante, ecco perché avevo chiesto magari di restare un'altra settimana, 10 giorni, che era tempo necessario per superare il momento critico. Ecco, Sindaco, l'area Mestina però prima dell'uscita dalla zona rossa era in attesa di questi tamponi che erano stati annunciati, che però purtroppo ad ora non si sono visti. Li chiedete ancora anche se è fuori dalla zona rossa? Certamente, l'ultima volta li ho chiesti questa mattina, chiaramente dobbiamo capire anche il momento critico in cui sta operando la ASL regionale e soprattutto provinciale e quindi c'è un grande lavoro, una grande mole di lavoro e forse una struttura che non era pronta e sicuramente non si attendeva un epilogo del genere, quindi noi l'abbiamo chiesto, lo chiediamo ancora e stiamo in attesa di fare una serie di tamponi su larga scala. Ecco Sindaco, purtroppo negli anni Civitella Casanova è stata sempre vittima di qualche tragedia, c'è questa del coronavirus che vi ha portato via tanti concittadini, c'è stata quella del terremoto, delle frane, però la domanda è questa, una comunità di Civitella che è stata sempre pronta a rimboccarsi le maniche e aiutarsi a vicenda, come avete fatto anche questa volta? Supereremo anche questo momento, sicuramente lo supereremo con l'aiuto di tutti i cittadini e dell'amministrazione. Noi abbiamo, ci siamo attivati subito, praticamente dalla fine di febbraio, anche con una campagna massiccia di informazione e di sensibilizzazione della popolazione. La popolazione ha risposto in modo positivo, purtroppo però noi siamo una comunità forse tra le più grandi, a parte Penne e Loreto, di questa area Mestina, siamo una popolazione che ha diversi contatti sia sociali che di lavoro, quindi è preposta all'uscita fuori dal territorio comunale, questo in qualche modo probabilmente ci ha punito insomma. Ecco, prima di concludere, questa zona rossa, l'uscita dalla zona rossa però ci sarà da lavorare perché si potrà ripartire anche con i cantieri del sisma, ecco, pian piano con le dovute precauzioni, però bisognerà tornare a lavorare per mettere in sicurezza quelle case che erano state messe giù dal sisma. Sì, è una disgrazia sulla disgrazia perché appunto come dicevi abbiamo diversi cantieri legati al sisma, abbiamo la scuola ma abbiamo anche tante opere di consolidamento che purtroppo sono ferme, quindi
di salvaguardia del territorio. Adesso pare che nei primi di maggio, se non prima, in qualche modo si ripartirà, e questa sarà una cosa indispensabile sia a livello, diciamo, psicologico, ma soprattutto economico per tutta la comunità. Ecco, in conclusione, vi rimproverate qualcosa come amministratori, sia come amministratori di Civitella, ma per tutto il complesso della Galissina? Assolutamente no, io credo che l'impegno profuso è tantissimo, è grandissimo, anche se io dico sempre che chi non fa, chi non sbaglia, chi non fa nulla, e che per fare meglio c'è sempre tempo. Però onestamente abbiamo battuto il territorio palmo per palmo, siamo stati uno dei primi paesi con la spesa a casa per evitare il movimento di cittadini, anche di persone anziane che in qualche modo non avevano problemi di corona, ma per evitare appunto che le fasce più deboli potessero in qualche modo essere più esposte. Quindi una campagna di sensibilizzazione molto alta, di informazione. Siamo stati, credo, tra i primissimi comuni, iniziando dal 13 marzo con la sanificazione delle strade, delle strutture pubbliche, dei posti più affollati. L'abbiamo fatto ciclicamente, ripetutamente, abbiamo consegnato più volte dispositivi di protezione, chiaramente con le disponibilità che avevamo anche a casa. Siamo stati vicini in tutti i modi, quindi io credo che più di questo non potevamo fare. Ecco, Sindaco D'Andrea, grazie e in bocca al lupo per il proseguo di questi giorni importanti per il vostro comune, sperando che da qui in poi possano iniziare a uscire buone notizie. Grazie a voi, speriamo di rivederci, appunto, come hai detto, che nella ripartenza di qualche cantiere per qualche buona notizia, ma soprattutto di risentirci e rivederci per annunciare un calo dei casi che onestamente aspettiamo con ansia. Alfredo, e allora da Civitella a Casanova è tutto con questa dichiarazione del sindaco Marco D'Andrea, che continuiamo e ringraziamo di nuovo. La linea da qui è tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie a Stefano Recanati e al sindaco di Civitella. Proseguiamo il nostro telegiornale. Migliorano i numeri del contagio a Teramo. I tamponi eseguiti nelle case di riposo De Benedictis nel capoluogo e Alessandrini a Civitella hanno dato esito negativo. Inoltre la ASL ha predisposto una struttura Covid a Giulianova per 22 pazienti positivi dimessi dagli ospedali ma ancora in convalescenza. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. In provincia di Teramo si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Contagi e ricoveri in calo nella giornata di ieri, ma soprattutto zero decessi. Una battaglia durissima contro il coronavirus, quello che l'ASL teramana sta combattendo ora dopo ora sul territorio. Intanto è operativa la nuova struttura Covid-19, allestita nella RSA di Bivio Bellocchio di Giulianova. Un edificio che era destinato ad altro, ma che da oggi ospiterà fino a 22 pazienti ancora positivi, dimessi dai presidi ospedalieri, con la necessità di trascorrere un periodo di convalescenza sotto stretto controllo. La gestione della struttura è stata affidata ad una cooperativa specializzata diretta da Ersonori. Inoltre la direzione generale dell'ASL, insieme all'unità di crisi aziendale, ha incontrato i rappresentanti del sindacato delle professioni infermieristiche NURSIND, che nei giorni scorsi era stato particolarmente critico nei confronti di alcune scelte dell'azienda sanitaria teramana durante la pandemia da coronavirus in corso. Alla richiesta del NURSIN di programmare con periodicità i tamponi sul personale sanitario e anche sulle modalità per eseguirlo, l'azienda ha presentato il proprio piano, che prevede che la richiesta venga fatta dal direttore dell'unità operativa dove si presta servizio e che nell'eseguire i tamponi gli stessi vengano assicurati anche in assenza di sintomi, entro tempi prestabiliti con esattezza. L'unità di crisi dell'ASL di Teramo ha anche annunciato l'attivazione di una centrale operativa territoriale che consentirà il monitoraggio di tutti i pazienti Covid positivi in isolamento domiciliare, anche attraverso forme di telemedicina. L'ultima buona notizia da Teramo riguarda le case di riposo, la De Benedictis nel capoluogo e l'Alessandrini a Civitella, dove sono stati eseguiti 480 tamponi, analizzati 400 e nessuno degli ospiti e del personale fino a questo momento è risultato positivo.
Andiamo adesso in Val Vibrata e andiamo ad ascoltare un estratto dell'intervista realizzata da Paolo Renzetti che vi abbiamo trasmesso in diretta alle ore 14 nel TG di pranzo, intervista a Carlo Di Falco che è il direttore sanitario dell'ospedale Val Vibrata, ospedale Covid free. Sentiamo. Siamo non lontani dalle Marche, dove sicuramente la situazione è molto, molto grave, almeno rispetto a quella della nostra regione, però diciamo subito che l'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero è un ospedale, usiamo le virgolette, pulito, non ci sono casi di Covid-19. E sia a livello distrettuale con la direzione del dottor Pinto, sia a livello dei medici di medicina di base abbiamo ricevuto un'ottima collaborazione e ha creato questo il primo filtro ed è stato questo un primo elemento che ha portato a questo risultato. Il secondo elemento, devo dire, è legato anche ad una accorta organizzazione e programmazione a livello aziendale che ha individuato all'interno della propria ASL questo ospedale come ultimo ospedale ad essere attrezzato per ricevere pazienti positivi e quindi sintomatici al coronavirus. Poi abbiamo l'ultimo elemento che ci riguarda direttamente e anche qui il fatto di aver mantenuto nel tempo una situazione praticamente di ospedale libero da focolai epidemici di coronavirus è legato anche qui a una ottima sinergia che siamo riusciti a fare con tutto il personale, sia medico, sia infermieristico, sia tecnico, sia ausiliario. E ha ottenuto fino ad oggi questi risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Spieghiamo subito, dottore, che quando arriva una persona, un degente qui all'ospedale sospetto positivo, viene da voi inviato agli ospedali o di Teramo o di Atri, è così? Esatto, sono stati creati dei protocolli operativi e dei percorsi che vengono seguiti da tutto il personale. Il primo filtro viene fatto a livello di pre-triage, gestito in maniera, devo dire, veramente molto, molto attenta e molto professionale dai colleghi del pronto soccorso e qui a seguito di una serie di interviste e di rilevazioni, se il paziente è fortemente sospetto per una patologia tipo Covid oppure accertata, viene direttamente inviato alle strutture preposte per questo. Il passaggio nella fase 2 non è che ci viene a modificare più di tanto l'attenzione e l'organizzazione finora messa in campo. Giusto per farle un esempio, anche se questo è un ospedale Covid free o comunque non Covid, comunque abbiamo messo in campo una simulazione per provvedere ad attivare urgentemente un reparto per accogliere pazienti positivi senza evitando la contaminazione del restante ospedale. Quindi diciamo che per noi tutto sommato la differenza tra fase 1 e fase 2 non è che comporta dei grossi cambiamenti. Adesso andiamo nel paese simbolo del contagio della Valfino, Castiglione Messer Raimondo, dove però i contagi stanno scendendo e la situazione sta migliorando. Ci sono anche i primi guariti in via ufficiale. Adesso sentiamo l'intervista realizzata sempre da Stefano Recanati al sindaco Vincenzo D'Ercole. Innanzitutto partiamo dall'ultima notizia, quella dei giorni scorsi. La Valfino è ancora in zona rossa, l'unico comune ad uscire è Delice, ma fa parte della provincia di Pescara. Voi siete ancora all'interno, questa volta però non c'è una data per vedere la luce. Ecco, sarà tutto in base alla relazione epidemiologica della ASC, perché la Regione Abruzzo ha detto fino a cessata emergenza. Sì, non c'è una data. Ci auguriamo che ci sia un report settimanale, quindi nel fine settimana, visto che abbiamo un miglioramento netto delle condizioni della nostra popolazione, speriamo che la ASL
ci dia uno spiraglio di luce verso una riapertura. Una zona rossa naturalmente chiesta con forza e non ci dispiace di questo, di quello che abbiamo fatto, però adesso oggettivamente meno male abbiamo un miglioramento della salute, quindi penso che piano piano si possa tornare verso la zona rossa nazionale. Ecco, questo è quello che avete chiesto voi dopo l'ultima ordinanza, cioè fare un report settimanale e non allungare di tanto i tempi. Sì, per avere un quadro, l'evoluzione del quadro epidemiologico, così da capire, anche da permettere al governatore di muoversi in base ai dati settimanali. Ecco com'è la situazione ad oggi nel suo comune. Ad oggi io non registro nuove positività e niente, ci sono anche i primi guariti ufficialmente, quindi quelli che fanno i due tamponi di verifica sono tutti e due negativi, quindi iniziano a essere circa 5 o 6, guariti nel mio comune. C'è anche lei tra questi 5 o 6? Ho fatto il primo tampone, cioè il tampone sabato, ed è stato negativo. Aspetto il secondo tampone, penso domani mi faranno il secondo tampone, poi aspetto il risultato. Se anche questo sarà negativo, anch'io potrò tornare al lavoro ufficialmente. Ecco, a guidare da vicino il suo comune, perché sicuramente ce ne sarà bisogno, soprattutto poi per arginare una questione socio-economica che si fa veramente difficile. Sì, una questione socio-economica che sarà l'emergenza da affrontare dopo, tant'è che abbiamo scritto, come tutti i sindaci della Valfino, abbiamo scritto una lettera appello al presidente Marsiglio affinché si attivino canali preferenziali per questa zona, affinché le varie attività produttive che hanno sofferto ancora di più questo periodo possano essere usate con contributi straordinari, siano essi regionali che governativi. E a proposito di famiglie in difficoltà, sono 38 le associazioni di protezione civile a disposizione per aiutare le persone che devono fare richiesta del bonus previsto nel provvedimento denominato Cura Abruzzo. Il bando si chiude giovedì sera. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Fino a ieri erano circa 3.600 le richieste giunte alla Regione dalle famiglie abruzzesi per accedere ai contributi per acquisto di beni di prima necessità. Si tratta della misura prevista dalla Giunta Marsiglio nel cosiddetto Cura Abruzzo, che ha destinato la somma di 5 milioni di euro per quei nuclei familiari in condizioni di particolare difficoltà. Il bando è aperto dalla scorsa settimana e chi fosse interessato ha tempo fino alle 23.59 di giovedì 23 aprile per presentare domanda. Basta accedere alla sezione specifica sul sito della Regione Abruzzo e seguire le indicazioni. Nella medesima sezione sono elencati i riferimenti di 38 associazioni di protezione civile che le famiglie, in caso di bisogno, possono contattare. Abbiamo voluto dare un aiuto, visto che le domande possono essere fatte attraverso questa piattaforma telematica, non tutti hanno questa possibilità, c'è qualcuno magari che non ha, per tanti motivi non ha questa possibilità. E quindi diciamo sempre con i nostri santi volontari andiamo in aiuto anche di queste famiglie. È un'iniziativa molto bella, molto importante, una grande risposta come sempre dal mondo del volontariato. Il volontariato di protezione civile diciamo sorprende sempre, lo ha sempre fatto in tutte le emergenze, è il nostro braccio operativo principale, e anche questa volta, nonostante qualche rischio, perché comunque si va in situazioni di vicinanza con altre persone, anche questa volta, nonostante questo, però hanno dato un'ottima risposta a supporto di chi ha bisogno. Ogni organizzazione di volontariato ha dato un numero di cellulare per prendere appuntamento, in questo modo diciamo verranno scaglionate queste attività creando un certo margine di sicurezza. Della fase 2 ne abbiamo parlato ad inizio telegiornale ascoltando la conferenza stampa di Marsiglio e Febbo al termine degli incontri che ci sono stati nel pomeriggio all'Aquila. Meno burocrazia, soldi alle imprese, accesso al credito più facile, queste invece sono le richieste, la ricetta
di Confindustria per ripartire. Occorre però, dice la Confindustria, che governo e regione programmino sul lungo termine. Sentiamo il servizio. Diventa significativo un intervento anche magari con risorse e contributi diretti alle imprese proprio per far fronte a qualcosa di inimmaginabile. Ricordiamoci che questa è un'economia di guerra a tutti gli effetti. Parla di economia di guerra Marco Fracassi, presidente di Confindustria Abruzzo. Di pari passo l'emergenza sanitaria va a quella economica. Nella nostra regione 20.000 lavoratori in cassa integrazione, mentre il PIL, in linea con l'andamento nazionale, è sceso di 10 punti percentuali e ora Confindustria scalpita per la ripartenza. L'Abruzzo è senz'altro pronto a ripartire, stiamo ragionando con la regione proprio per avviare quella che è stata più volte chiamata la fase 2. L'Abruzzo è sicuramente una regione colpita da Covid-19, ma è anche tra quelle che prima delle altre potrebbe uscire fuori da questa epidemia e quindi permettere alle imprese di poter ripartire. Il nostro sistema sicuramente ha subito un danno notevole dal Covid-19, tenga presente che nel sistema Confindustria regionale abbiamo attivato per 350 imprese cassa integrazione con circa 20.000 lavoratori coinvolti, quindi può capire perfettamente che questo ha determinato un danno sul PIL regionale, sulle attività produttive particolarmente significativo. La cosiddetta fase 2 non coinvolgerà allo stesso modo tutti i settori, moda, auto e cantieri potrebbero riaprire già dal 27 di questo mese, mentre bar e ristoranti dovranno attendere la fine di maggio e le aziende dovranno mettere in sicurezza i lavoratori tramite guanti e mascherine, facendo rispettare le distanze, sanificando i luoghi e utilizzando il termoscanner per controllare la temperatura corporea. I lavoratori sono il nostro patrimonio e teniamo alla salute dei lavoratori. Noi diciamo che dobbiamo ripartire, riaprire, ma diciamo anche che bisogna farlo con senso di responsabilità, cioè chi riuscirà ad essere aderente alle prescrizioni del protocollo, secondo noi deve e può continuare a lavorare, chi invece non può garantire questa cosa evidentemente deve attendere ancora qualche giorno. Secondo Confindustria occorre sburocratizzare, facilitare l'accesso al credito e destinare fondi alle imprese, mentre le misure economiche varate finora dal governo non sono sufficienti. Questi provvedimenti sono provvedimenti, per quanto mi riguarda, iniziali, sono provvedimenti tampone. Per essere nella stretta attualità sono l'ossigeno in questo momento, ma non sono la soluzione definitiva. Anche la regione dovrà mettere in campo, ragionando sul lungo periodo, tutte le risorse necessarie ad appianare la crisi economica. Marsiglio, secondo me, deve intervenire immediatamente proprio su questa fase 2, sulla ripartenza, perché è con la ripartenza che garantiamo anche al sistema produttivo regionale la sua tenuta. Quindi Presidente Marsiglio deve lavorare in questa direzione. Consentita la vendita di fiori e piante, i florovivaisti tirano un parziale sospiro di sollievo nonostante il divieto di battesimi, matrimoni ed altre cerimonie. Particolarmente richiesti i fiori di stagione, soprattutto da giardino e balcone, che hanno evitato di finire così al macero. Vediamo. Un fiore contro il virus, segno di speranza, armonia, bellezza in giardini e balconi nei difficili giorni di quarantena. I prodotti florovivaistici fanno parte dei prodotti agricoli e la vendita è stata dunque consentita anche nei supermercati. Decine di specie primaverili destinate al macero hanno trovato diverso destino dopo la decisione del governo di consentire espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi piante. Nel pieno rispetto di tutte le disposizioni sulle restrizioni per contenere il contagio, i vivai continuano a lavorare per garantire la massima qualità di piante e fiori italiani, organizzandosi anche per fare consegne a domicilio con contatti per telefono o mail per consentire agli italiani di restare a casa senza rinunciare all'emozione di stare a contatto con la natura. C'è un bel sospiro di sollievo, diciamo che la gente forse ha veramente voglia di rinfiorire i propri balconi, giardini, per ricrearsi un attimino effettivamente, quindi diciamo che c'è una bella richiesta, soprattutto stiamo facendo molto diciamo consegne prevalentemente, però diciamo c'è anche un bel movimento qui nel garden, quindi diciamo che
siamo soddisfatti, dai, diciamo così, che per quello che poteva essere siamo contenti, ci accontentiamo sicuramente, speriamo che si sblocchi la situazione in modo che la gente possa muoversi anche da fuori e venire direttamente nel vivaio, che può essere diverso, insomma, che consegnare semplicemente. Limitata anche una parte importante che sarebbe invece andata al macero. Una parte sicuramente è andata al macero, però siamo stati, diciamo, bravi, ecco, a recuperare, perché comunque abbiamo un po', diciamo, siamo stati bravi nel rallentare la produzione, quindi bagnare meno, concimare meno, quindi siamo stati un po' attenti a questo, e quindi fortunatamente adesso stiamo riprendendo bene, dai, tutto sommato. E senza la libera vendita di fiori e piante sarebbero state a rischio 27.000 imprese italiane con 2 miliardi e mezzo di fatturato, comunque in difficoltà per il divieto di cerimonie come battesimi, matrimoni, lauree, funerali, e la difficoltà alle esportazioni, dove l'Italia ha svolto sino ad ora un ruolo di leader nel mondo con il record per le spedizioni florovivaistiche. Grande successo per il contest organizzato dal Pescara per la maglia special del Delfino, quella disegnata, la vediamo, dal piccolo Luigi D'Agostino, è stata la più votata nel concorso a cui hanno partecipato bambini e bambine della scuola calcio. La divisa verrà prodotta dallo sponsor tecnico RA, sarà poi venduta al pubblico ed utilizzata dai calciatori nei prepartita delle gare ufficiali del Pescara, quando ci sarà chiaramente la ripresa del campionato. L'iniziativa del club biancazzurro è tesa a rompere la monotonia di questi giorni di quarantena dei più piccoli e ha riscosso appunto molto successo, con un risalto anche su network internazionali come Sky, Marca e la BBC. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand come sempre ci sono i nostri servizi su YouTube e sul sito tv6.it, da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.